Questa è sicuramente una tra le piante più conosciute e apprezzate all'interno delle nostre case, soprattutto nel periodo natalizio. Infatti molti la conoscono col nome di Stella di Natale. Il suo nome vero però è Euphorbia pulcherrima ed è originaria del Messico. Tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio però la bellezza di questa pianta tende a svanire momentaneamente proprio perché perde foglie e fiori. Molti pensano erroneamente che quando la pianta è in questo stato stia morendo o addirittura sia già morta. Non c'è niente di più sbagliato, in realtà semplicemente sta facendo il riciclo delle foglie. Quindi una volta che le avrà perse tutte, proprio dai nodi che ci sono sui rami nasceranno dei piccoli germogli che si svilupperanno e creeranno tanti piccoli rametti e nuove foglioline, ridando vita e vigore, ma soprattutto bellezza, alla stessa pianta. E in questo video vi svelerò alcuni trucchi e segreti e non solo, vi mostrerò anche gli effetti che questi hanno sulla pianta al fine di ottenere poi una ripresa più veloce e una pianta più robusta. Sono davvero tutti molto facili, ma soprattutto a costo zero. Primo consiglio, potatura. Nell'ipotesi che la si voglia aiutare, la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di potarla, quindi ridurre al minimo gli sprechi per la pianta e permettere ai pochi germogli che rimarranno di avere più forza e crescere sani, forti, vigorosi e anche velocemente. Basterà procurarsi o un paio di forbicine o comunque un cutter e partendo dall'alto, scendendo di circa 15 cm, taglio netto e via, in questo modo. E questo è il risultato. E continuate con le operazioni di taglio sino a che non avrete eliminato tutte le parti apicali dei rametti della pianta. Alla fine della potatura così è come appare la pianta madre. Sembra, poverina, che sia stata torturata, ma in realtà così non è. Tutt'altro anzi, perché proprio il fatto di averla potata permetterà alla stessa di dare tutte le energie ai germogli piccoli e nuovi che ci sono nei nodi. Quindi quando inizierà poi a fare crescere quelli, riprenderà vigore e bellezza. Secondo consiglio, utilizzo della cera. Questa è una pianta i cui rami all'interno sono vuoti, quindi, eseguita una potatura, si creerà un vero e proprio punto di accesso per eventuali attacchi di funghi, muffe o batteri che potrebbero danneggiare la pianta facendola morire. C'è un trucco per creare un tappo ed impedire che questo avvenga, ovvero quello di prendere una candela, semplicemente accenderla ed una volta che questa avrà iniziato a creare la cera liquida all'interno, con un pennellino andare ad immergere e con la cera liquida andarla a passare nei punti dove è avvenuto il taglio. Eviterete così che la stessa perda linfa vitale, che sarebbe poi il lattice bianco che produce dopo i tagli, e che comunque per lei è importante. Andrete a sigillare letteralmente i punti di taglio. E trattate tutti i punti nel quale avete eseguito i tagli. Trascorsi 10 giorni, riprendendo il tutto e andando a guardare nel punto dove è avvenuto il taglio e dove si è messa la cera, si può notare che non c'è assolutamente presenza di funghi, muffe o batteri e il rametto non sta neanche iniziando a seccare. Direi che è una soluzione assolutamente perfetta. Sembra quasi che il rametto neanche si sia reso conto di essere stato tagliato. Nell'ipotesi che voi la cera non la vogliate usare, in teoria dovreste ottenere questo. Questo è un ramo della stessa pianta non trattato, quindi dove c'è il punto di taglio e siamo stati fortunati perché qui non è stata intaccata da funghi, muffe o batteri, si è semplicemente seccata sino al punto dove ha trovato un nodo e lì si è fermato. Concimazione, acqua e luce. La stella di Natale, come d'altronde tutti gli esseri viventi, avrà bisogno per crescere e svilupparsi sia di mangiare che di bere. E migliore sarà il cibo che noi le daremo, più in fretta e rigogliosa questa crescerà. In commercio esistono davvero tanti tipi di concimi che sono davvero ottimi, però io sono dell'idea che se il concime ce lo si fa in casa e praticamente a costo zero, quella sia la soluzione migliore. Ed io in questo video vi propongo ben due alternative per poterlo fare. La prima, quella che io prediligo, è quella che si ottiene praticamente dalle bucce di banana, che una volta fatte essiccare in questo modo le si frulla all'interno di un frullatore e si ottiene questa, ovvero della polverina che io chiamo terra di banana, che è davvero fenomenale, ha un sacco di elementi nutritivi davvero importanti. Oppure in alternativa, se non si vuole fare tutta la lavorazione, c'è la possibilità di prendere del carbone, semplicissimo carbone da barbecue, schiacciarlo ed ottenere una polverina anche da questa. Quindi nell'ipotesi che voi optiate per una di queste due soluzioni, semplicemente ottenere una polverina, dopodiché applicarla sulla superficie del pane radicale. Non resterà altro che andare alla base della pianta dove c'è il pane radicale e semplicemente, aiutandovi con un cucchiaino, spargere tutta la polvere in superficie. Basteranno due o tre cucchiaini
di questa polvere, niente di più. E l'operazione è ultimata. E a questo punto non resterà altro che bagnare il tutto come fareste normalmente. Ripetere la stessa operazione dopo circa 2 mesi e fare così per altri 3 cicli. Questa è una pianta che odia parecchio i ristagni d'acqua e infatti io vi consiglio di bagnarla sempre e solo quando il terreno è completamente asciutto. E per quanto riguarda l'esposizione alla luce, ama sì la luce, ma non i raggi del sole troppo forti. Quindi nei periodi tipo quelli centrali della giornata dove il sole è più forte, io vi consiglio di spostarla e metterla al riparo in modo che le foglie poi non si brucino. Crescita della pianta dopo le cure. Trascorsi soltanto 10 giorni dal taglio, guardate come la pianta abbia cambiato completamente aspetto. In tutti i nodi che ci sono sui rami sono spuntati dei germogli che si stanno sviluppando. Provo ad ingrandire l'immagine per mostrarvi meglio come appaiono oggi i germogli. Sono davvero molto piccini, però direi che la cosa importante è che siano sani e che si stiano sviluppando. Trascorsi più o meno 45 giorni, la pianta appare così. Quindi i germogli si sono sviluppati davvero molto e sono circa 2 cm l'uno e le foglie sono chiaramente distinguibili le une dalle altre. Nonostante oggi le foglioline siano ancora piccine, sono circa 1 cm, hanno già assunto il caratteristico aspetto e forma di quando poi diventeranno adulte. Trascorsi più o meno 3 mesi e mezzo, così è come appare la pianta. I piccoli germogli che erano spuntati adesso si sono sviluppati e sono diventati dei rametti e delle foglie. Considerate che le foglioline ancora non hanno raggiunto le loro dimensioni totali. Man mano che la pianta crescerà, e anche i germogli, di conseguenza le foglie cresceranno sempre di più sino a raggiungere la dimensione di circa 10 cm. Quindi non resterà altro che aspettare e dare alla natura il tempo di poterlo fare. Trascorsi all'incirca 4 mesi da quando si è eseguita la potatura, questo è ciò che si è ottenuto. Una pianta assolutamente sana, forte e rigogliosa. Come si può notare, la stessa ha dato priorità a fare nascere, sviluppare e crescere i germogli all'apice della stessa. Adesso che si sono sviluppati e hanno delle dimensioni importanti, sta facendo crescere anche quelli che ci sono alla base e cresceranno dall'alto andando verso il basso in ordine. Questa è una questione assolutamente normale, quindi non vi preoccupate. Man mano che cresceranno, questi si svilupperanno e faranno diventare esteticamente sempre più bella la pianta. Provo a mostrarvi meglio quale sia l'ordine di sviluppo, quindi in ordine, prima quello all'apice e poi man mano che si scende inizieranno a svilupparsi anche gli altri, quindi questo, questo, poi questo, questo e così via, sino ad arrivare alla base. Ce n'è praticamente un germoglio per ogni nodo che si trova sul ramo. Provo a cambiare immagine per mostrarvi come le foglioline si stiano sviluppando. Sono davvero grandi. Adesso superano i 10 cm. Fate una proporzione con le dimensioni della mia mano per capire le loro. Quindi direi che davvero tutto, al momento, si sta sviluppando nel migliore dei modi. Trucco per far rifiorire la pianta. Al fine di indurre ed ottenere una fioritura importante dalla pianta, esiste un trucco davvero molto semplice e consiste solamente nel fare alternare 12 ore di luce piena a 12 ore di buio totale alla stessa. Quindi casomai di giorno mettetela in una stanza dove arrivi il sole, mi raccomando non sole diretto, e di notte casomai chiudetela in uno sgabuzzino o abbassate totalmente le tapparelle della stanza in modo che di luce non ne prenda assolutamente. La pianta dovrà essere sottoposta a questa alternanza tra luce e buio intorno al mese di settembre e dovrà durare per circa un mese il procedimento. A quel punto la pianta, che è fotosensibile, capirà che è arrivato davvero il momento di fiorire e inizierà il processo. Quindi inizialmente la pianta inizierà a produrre delle piccole foglioline che sembreranno tendenti a rosa, ma quando cresceranno cambieranno colore e diventeranno di un rosso acceso. E quando saranno adulte assumeranno il loro caratteristico colore rosso. E ciò che dovrete ottenere alla fine sarà un qualcosa di molto simile a questo, ovvero una pianta con una fioritura davvero incredibile. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategli anche un'occhiata, perché sono sicuro, quasi sicuro, che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.